Abbiamo fatto un corteo non autorizzato, perché oggi non è una giornata dove possiamo accettare blocchi, dove possiamo accettare divieti. No, nessuno! Dai ragazzi! È davanti al Senato che esplode la rabbia degli studenti, lacrimogeni e poi uova contro la facciata di Palazzo Madama. Dimissioni! Dimissioni! La protesta è iniziata molto prima, piazza Montecitorio. In aula si discute il disegno di legge di riforma dell'università. Sarebbe vergognoso che un governo che sta morendo e che non si sa se avrà la fiducia tra poche settimane riforma una cosa importante come l'università. Oggi il futuro è nostro e ce lo riprendiamo! Siamo qua per dire no al disegno di legge e distruggere l'università pubblica e statale. Contemporaneamente a Roma, a Torino e a Milano i nostri colleghi stanno salendo sui tetti per dire il loro no contro una riforma che non investe nel futuro dell'università, non dà diritto allo studio agli studenti perché prevede il taglio delle borse di studio e non dà opportunità per i giovani studiosi dell'università. L'agitazione avanza come un contagio nelle università italiane e nell'80% degli atenei la didattica è ferma. Si occupano tetti e rettorati. I ricercatori a Firenze, a Pisa lo hanno fatto già da questa notte. Un giovane che dopo questa riforma vuole tentare la strada della ricerca all'interno dell'università o della docenza all'interno dell'università è una persona o molto raccomandata o molto coraggiosa. Quanto mi dicono, la Gelmini ha detto la stessa cosa, che lei non mollerà, vedremo chi riuscirà a mollare di più. No!